Lunedì 28 febbraio, sono le 12 in punto. Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con l'informazione di Focus TG, l'informazione del Veneto, dal Veneto, ma questi sono giorni in cui la scena internazionale con la guerra fra Russia e Ucraina, i risvolti, le ripercussioni per il nostro territorio chiaramente estendono il nostro raggio di notizie, parleremo tanto di quello che sta succedendo appunto in Europa, di quello che sta succedendo in queste ore e di quello che sta succedendo a casa nostra, in Veneto, con l'arrivo di profughi, con le ripercussioni per l'economia e non solo. Ma lo vedete, in sovraimpressione alle 12.30 cederemo la linea al governatore Luca Zaia da Palazzo Balbi, dove farà il punto della situazione legata sì al Covid, al decorso della epidemia, del contagio e quindi capire ospedalizzazioni, terapie intensive, insomma come stanno andando le cose in Veneto, ma si parlerà anche dei lavori della Giunta, quindi una conferenza stampa sicuramente importante da non perdere, noi ve la racconteremo live in diretta a partire proprio dalle 12.30. Dicevamo, venti di guerra che soffiano forte in Veneto, soffiano forte a casa nostra, perché le ripercussioni, perché quello che sta succedendo in Russia, in Ucraina, insomma, ha delle conseguenze ben definite anche qui a casa nostra. Allora iniziamo con il primo servizio di oggi. In queste ore stanno arrivando in Veneto i primi rifugiati in fuga dal loro paese. Vediamo. Stanno raggiungendo l'Italia, il Veneto, con mezzi propri, con piccoli furgoni o con autobus, i primi profughi ucraini in fuga dalla guerra. Un pullman con targa ucraina con una cinquantina di persone a bordo è arrivato stamane al confine di Fernetti a Trieste. Ad attendere il bus c'erano le forze dell'ordine per i regolari controlli di frontiera. Sono soprattutto donne e bambini diretti a casa di amici o conoscenti, prevalentemente al nord tra Brescia, Vicenza, Milano. Ma sono centinaia i rifugiati che in queste ore stanno arrivando nella nostra regione, come riferisce il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto. Secondo le informazioni della prefettura, i cittadini ucraini in fuga raggiungono i parenti che hanno in Veneto. Alcuni sono arrivati al confine. Nei prossimi giorni si stima in alcune centinaia il numero di profughi in arrivo, numero destinato a crescere. Per questo è in corso un censimento attraverso le associazioni ucraine. L'arrivo di donne, bambini, anziani sta mobilitando tutte le comunità, a partire proprio da quella ucraina, che si sta organizzando per accogliere nelle proprie famiglie i primi connazionali. Cerchiamo adesso di organizzare, andare a prendere loro da questa frontiera di Polonia, portare qua, e stiamo cercando posti dove possiamo mettere questi bambini con mamme, anche ci sono bambini orfani, perciò se c'è disponibilità e avete idee voi, aiutate a noi per piacere. Tutta comunità già si è messa in mosso per raccogliere qualsiasi aiuto e anche cerchiamo, ripeto, ancora qua che aiutano per ricevere profughi. Ma gli ucraini di Treviso si stanno adoperando anche per raccolta di farmaci, alimenti non deperibili, abbigliamento. Un primo appuntamento sarà giovedì al centro di ascolto davanti alla chiesa di San Nicolò dalle 15 alle 20. Con soldi, con medicinali, adesso soprattutto cerchiamo già per aiutare, anche perché arrivano profughi, tante donne con bambini. Una solidarietà che abbraccia tutte le comunità presenti nella Marca, come quella marocchina. Non ci aspetta che collaborare, ovviamente, di accogliere. Vedo che tutta la gente che praticamente ha a cuore questa faccenda, e tutti cercano un po' di capire e cercare di ovviamente di essere presente. Intanto anche l'ULS2 è pronta ad assistere dal punto di vista sanitario i rifugiati che arriveranno nelle prossime ore nella Marca. Siamo pronti anche a curarli per chi ne ha bisogno e a vaccinarli e quindi anche se dovesse servire, magari con l'auspicio che il Ministero possa dopo dare l'autorizzazione a chi magari ha delle competenze sanitarie ad essere inseriti nelle nostre USS.
E proprio in queste ore dalla Marca Trevigiana è partito un pullman diretto in Polonia per portare in Italia un'ottantina di rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. L'idea di questo viaggio nasce appena qualche giorno fa, quando un dipendente della ristorazione ottaviana chiede alla famiglia Franceschetta, titolare dell'azienda, qualche giorno di ferie per andare a prendere i parenti della moglie ucraina e portarli in Veneto. Stefania Franceschetta, insieme al padre e al fratello, decide di fare qualcosa in più e di dare un aiuto ulteriore. Lui mi ha detto che ha trovato un furgone con 7 posti e poteva portare solo 7 persone. Allora ho detto: Luca, magari se ci informiamo e proviamo a fare una cosa un po' più grande, e siamo riusciti a trovare una corriera che abbiamo contattato Battistuzzi. Adriano Battistuzzi e il figlio Vitto mettono a disposizione un pullman in queste ore diretto in Polonia. Inizialmente si era pensato ad un mezzo da 30 posti, ma le notizie che arrivano dai confini ucraini parlano di una grave emergenza umanitaria, e così Battistuzzi decide di far partire un pullman con 85 posti, sul quale viaggiano Vito insieme ad Elena e Max, 2 cittadini ucraini da anni in Italia che sperano di raggiungere e portare in salvo i loro familiari. La prima tappa sarà Cracovia, ma è possibile che si decida di proseguire oltre. Da lì arrivano dei profughi, perché sono a 200 km dalla frontiera, ma potremmo avvicinarsi fino a Semil o Rzeszów, che sono a ridosso della frontiera, quella più diretta verso Leopoli, e trovare delle esigenze molto più importanti. E quindi abbiamo deciso che non avremo lasciato a piedi nessuno nel limite delle nostre possibilità. La famiglia Franceschetta, che ha contribuito alle spese per il viaggio, ha messo a disposizione anche beni di prima necessità destinati alle popolazioni in fuga. Gli abbiamo caricato anche dei viveri, ovviamente non deperibili. Durante il viaggio il pullman ha fatto una sosta all'area di servizio Rosenberg in Austria, dove i passeggeri, una volta capito che si trattava di persone dirette per aiutare i profughi ucraini, è stato offerto il pranzo. Noi abbiamo dato disponibilità di fare questo punto di raccolta, questo meeting point qui della nostra sede, anche se la capienza è quella che è, in modo tale che quelli che si sono già organizzati con i loro familiari vengano a prenderli qui. L'appello che facciamo noi è quello di cercare disponibilità da parte di residenti qui nel nostro territorio di ospitare queste famiglie. Ma questo potrebbe non essere l'unico viaggio. Ci chiederanno di arrivare qui e tornare su a fare altre tradotte, altre navette. Ci sono anche altre persone, per esempio oggi ero con un amico, Piero Garbellotto, e anche lui farà un viaggio, un altro lo fa, so, Battistuzzi a nome suo, per cui insomma c'è una serie di situazioni per le quali partirà un tam-tam, ma spontaneo. E questi sono giorni, sono ore di paura, di terrore, di ansia, di preoccupazione, e sono in tanti quelli che si affidano alla preghiera per cercare ristoro, per alleviare le proprie pene, ed è quello che ha fatto la comunità ucraina di Treviso, che si è data appuntamento nella chiesa di Santo Stefano per una preghiera per appunto chiedere la fine delle ostilità, la fine della guerra e il ritorno della pace. Vediamo. Grazie carissima, tutta Italia, perché vogliamo pace, solo pace di là, rimaste nostre famiglie. Preghiamo tutto insieme, lingua italiana ucraina. La signora Gloria vive da anni in Italia. Per lei è impossibile trattenere le lacrime quando parla della guerra che da 4 giorni si sta combattendo nel suo paese. In Ucraina, al confine con la Polonia, vivono sua figlia, il genero e 3 nipotini. Riesce a parlare con loro? Sì, ogni tanto parlo, però piccolina dice che vuole andare da nonno perché gli è vera, lei vuole pace, piccolina 4 anni. Gloria, insieme a tanti altri connazionali che vivono a Treviso, si sono riuniti nella chiesa di Santo Stefano per pregare affinché in Ucraina torni la pace. Donne, uomini, famiglie intere arrivano per unirsi alla preghiera, ci guardano, sorridono e quando vedono le telecamere sussurrano un grazie, perché per loro è importante che l'attenzione rimanga puntata sull'Ucraina.
siamo riuniti qua per pregare e anche aiutare materialmente, a... perché anche preghiera fa tante cose, aiuta tanto adesso a noi. E ai familiari lì in Ucraina? Certo, solo vivo qua vicino a una Polonia, ma ci sono sempre paura, sempre attesa. Testimonianze forti. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra un minuto. Vi ricordo che alle 12.30 saremo in diretta con il governatore Luca Zaia da Palazzo Balbi per fare il punto della situazione legata al Covid, per parlare dei lavori della Giunta. Sicuramente si parlerà anche di strettissima attualità. Noi torniamo fra un minuto, a fra poco. Le 12.15, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta e lo saremo anche per raccontarvi dal vivo la conferenza stampa, l'intervento del governatore Luca Zaia da Palazzo Balbi. Vedete in sovraimpressione, alle 12.30 cederemo la linea proprio al governatore Zaia, che farà il punto della situazione legata al Covid, ma parlerà anche dei lavori di giunta e sicuramente, insomma, domande di stretta attualità. Abbiamo aperto questa nostra edizione di Focus TG parlando inevitabilmente, doverosamente, di quello che sta succedendo in Ucraina, però oggi è anche la giornata mondiale delle malattie rare, un'occasione preziosa in cui medici, ricercatori, pazienti vanno a sensibilizzare l'opinione pubblica. E noi allora ci colleghiamo in diretta, ci spostiamo nel Bassanese con Sami Basso e con la nostra collega Vanessa Banzato. Sì, Alex, mi trovo assieme a Sami Basso, anzi il dottor Sami Basso. Oggi giornata mondiale delle malattie rare, siamo venuti proprio a casa di Sami Basso per cercare di capire che senso ha oggi celebrare ancora una giornata del genere, una giornata dedicata alle malattie rare. Beh, ha molto senso, proprio perché le malattie rare sono malattie rare, in quanto tali spesso sono malattie anche orfane. Comunque malattie di cui nessuno si interessa o di cui pochissimi si interessano. E ha senso parlare di malattie rare perché per l'appunto la ricerca deve essere incoraggiata, la ricerca deve essere sostenuta e finanziata. Spesso manca proprio questo. E dunque serve una giornata in cui i riflettori siano accesi verso questo tipo di problematiche, perché sono problematiche che riguardano magari poche persone, perché appunto sono malattie rare, ma se sommiamo tutte le malattie rare, certo, i portatori di malattie rare in Italia sono 2 milioni. Dunque no, non siamo una minoranza. Sono tantissime. E tra l'altro si diceva tutte diverse una dall'altra. Tutte diverse una dall'altra, sì, hanno veramente, le malattie rare comprendono problematiche diversissime tra di loro, e sia malattie che magari non sono un impedimento grandissimo nella vita quotidiana, ma magari portano dei problemi molto pericolosi, e a malattie che invece, insomma, sono un impedimento forte e che dunque non riguardano solo un finanziare la ricerca, ma anche un sostegno valido alle famiglie e ai pazienti. La medicina ha fatto passi da gigante, basti pensare proprio anche alla malattia di cui lei è affetto, appunto la progeria. Una ricerca continua che diventa fondamentale, e si diceva davvero un percorso lunghissimo e importantissimo che è stato fatto proprio dalla medicina. Sì, assolutamente, la medicina e la scienza, che vanno proprio di pari passo e sempre di più si stanno unendo. Proprio per dare una continuità, no? Dalla ricerca poi si arriva alle cure. Quando siamo partiti non conoscevamo nemmeno il gene che provoca la progeria, non conoscevamo proprio la mutazione. Adesso siamo a livello che non solo ci sono dei clinical trial, dunque le sperimentazioni cliniche di farmaci su pazienti, farmaci che
in futuro saranno prodotti esclusivamente per la progeria, perché sono proprio di nuova ideazione, ma stiamo anche pensando proprio di arrivare a un punto in cui la progeria sarà possibile curarla, proprio con il cosiddetto gene editing, base editing, dunque ingegneria genetica che riesca ad andare lì nelle mutazioni e ristabilire il normale codice genetico. Ovviamente la strada da fare è ancora molta, però la teoria ce l'abbiamo. Dobbiamo metterla in pratica e per questo serve sostegno. Ma studiare le malattie rare come la progeria non è solo un fatto che riguarda, come nel mio caso, 130 persone in tutto il mondo. Questo metodo potrebbe curare moltissime malattie rare, ma non solo. La ricerca sulla progeria spesso dà dei risultati per il cancro, la ricerca del cancro per la progeria. Quando eravamo in pandemia si stava studiando proprio la progeria, che è invecchiamento precoce associata all'infiammazione, e il Covid portava un'infiammazione iperelevata nei soggetti anziani. Dunque noi, grazie alle ricerche sulla progeria, avevamo già dei dati molto utili per contrastare la pandemia. Dunque in realtà è tutto collegato. Che messaggio si sente di lanciare a tutte quelle persone che, lei ha detto, malattie orfane, a tutte quelle persone che si sentono un po' orfane, un po' dimenticate perché appunto sono affette da patologie, da malattie rare, e soprattutto alle loro famiglie? Il mio messaggio è consiglio, non so neanche come chiamarlo perché non mi sento la persona adatta, però è quello di non mollare mai. È dura spesso non solo affrontare una malattia, ma anche affrontare i vari muri che vengono messi contro le persone con certe problematiche. Il consiglio è quello di fare unione, di andare avanti sempre, perché comunque la vita è una e questa bisogna sfruttare al massimo, ma proprio di fare rete, dunque di mettersi assieme ad altri pazienti con la stessa patologia o con patologie molto simili, fare network tra le famiglie, fare network tra famiglie, scienziati, medici, dunque andare in un blocco unico, perché quando le voci sono tante si può arrivare a qualcosa. Bene, allora grazie a Sammy Basso, grazie al dottor Sammy Basso, vogliamo precisarla. Io, Alex, ti ricedo la linea. E ringraziamo il dottor Sammy Basso, ringraziamo la nostra collega Vanessa Banzato. Io vi ricordo che mancano poco meno di 10 minuti alla conferenza stampa del governatore Luca Zaia, la trasmetteremo in diretta qui a Focus TG. Adesso piccola pausa pubblicitaria e torniamo subito. Ben ritrovati a Focus TG, c'è movimento a Palazzo Balbi dove fra poco il governatore Luca Zaia terrà la sua conferenza stampa di aggiornamento sulla questione dedicata al Covid, ma anche sui lavori della Giunta e non solo. Fra poco gli cederemo la linea. Intanto noi abbiamo ascoltato le parole sempre interessanti, sempre toccanti del dottor Sammy Basso, intervistato in diretta da noi con Vanessa Banzato. Abbiamo aperto però questo Focus TG parlando della guerra, parlando delle ripercussioni che il conflitto russo-ucraino sta avendo e potrà avere in Veneto. Ebbene, continuiamo a analizzare quello che sta succedendo. Perché? Perché gli effetti sull'economia della nostra regione già si vedono, non solo le materie prime, anche l'energia, le esportazioni, insomma il turismo. Vediamo in questo servizio come stanno cambiando le cose. A spanne le dico circa 200 milioni di euro sul settore ricettivo che rischiamo di veder compromessi. Doveva essere l'estate della ripartenza definitiva. Due anni di sofferenza facendo i conti con il solo mercato interno, importante ma certo non sufficiente a risollevare le sorti del Veneto a trazione turistica. E ora che l'incubo Covid stava sparendo, la guerra arriva come un macigno, forse superiore. C'è il dramma umano di vittime e profughi, ma pure il baratro di un fallimento economico. Per quanto riguarda i flussi provenienti da quell'area, il mercato
mercato russo pesa circa 1 milione di presenze nel Veneto. Se mettiamo assieme poi il mercato dell'est e anche delle aree confinanti, non perché questo mi auguro sia oggetto di un'estensione del conflitto, ma perché diciamo che il concetto di vacanza mal si concilia quando si hanno delle situazioni di guerra e di instabilità. Se dovesse coinvolgere anche queste aree nel processo decisionale, vuol dire che parliamo di circa 6 milioni di presenze. Sicuramente potremmo contare ancora in una buona presenza del mercato interno, quindi degli italiani che tenderanno a maggior ragione adesso a restare forse ancora in Italia per questo 2022. In tutta sincerità le devo dire che noi speravamo quest'anno di rivedere un po' la ripresa del mercato internazionale. Lo stop alla quarantena per i paesi extra Unione Europea dal 1 marzo, decisa dal governo, era stata vissuta come una liberazione prima che l'invasione dell'Ucraina facesse precipitare tutto. Ora, anche per aiutare le attività in quella che si annuncia come una nuova, difficile stagione, gli albergatori chiedono che almeno il Green Pass base per accedere agli hotel venga rimosso. Quello che noi chiediamo adesso, considerata anche l'allentamento della curva del contagio, di procedere velocemente anche con un allentamento delle restrizioni, così come hanno già fatto dei paesi nostri concorrenti, pensiamo alla Spagna, pensiamo alla Francia che si sta accingendo a farlo, così come l'Austria, così la Germania, e quindi fare in modo che anche in Italia si possa circolare con maggiore facilità e con minori restrizioni. E manca davvero poco all'inizio della conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Vedete che sono in corso gli ultimi preparativi. Il governatore che parlerà della situazione legata al Covid, come vi dicevo, e noi adesso approfittiamo di questi minuti in attesa dell'arrivo di Luca Zaia per stilare una sorta di calendario, un vademecum utile per capire quali sono le prossime tappe verso la fine dell'emergenza Covid. Ad esempio, dal 1 di marzo, stop alla quarantena dei viaggiatori che arrivano in Italia dai paesi extra Unione Europea. Dal 1 marzo verranno quindi applicati a questi viaggiatori le stesse regole in vigore per i viaggiatori comunitari. Basteranno le stesse condizioni del Green Pass di base, cioè il certificato di vaccinazione, di guarigione o test negativo. Questo è già un primo elemento importante da segnare, da appuntarsi. Sempre dal 1 di marzo scatterà l'aumento della capienza di stadi e di palazzetti, rispettivamente al 75% e al 60%. Questo per quello che riguarda il 1 di marzo. Dal 10 marzo, parliamo adesso di cinema e di ospedali, via libera agli snack, al cinema e allo stadio. Dal 10 di marzo sarà infatti nuovamente possibile consumare cibi e bevande anche in sale teatrali, da concerto, al cinema, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo, in altri locali assimilati e in tutti i luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive. Nello stesso giorno, 10 di marzo, scatterà anche il ritorno della possibilità di far visita ai propri familiari ricoverati in ospedale per un tempo di 45 minuti al giorno. Quindi altro dato da annotarsi, altra informazione importante. Dal 31 di marzo, quindi abbiamo visto dal 1 di marzo cosa succede per turismo e per gli stadi, dal 10 di marzo novità che riguardano cinema e ospedali, dal 31 marzo è l'ultimo giorno dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato che non sarà rinnovato e quindi dal 1 di aprile sarà il primo giorno di post emergenza, dopo più di 2 anni finalmente cade questo status, le scuole resteranno sempre aperte per tutti. Addio alle quarantene da contatto, in classe non sarà più obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Sempre dal 1 di aprile cesserà
ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto. Inoltre non sarà più in vigore il sistema dei colori delle regioni. Quindi ci rendiamo conto, vi rendete conto che questi sono passi importanti, tanto attesi, li stavamo aspettando da tempo, per l'effettivo ritorno alla normalità. Sono chiaramente situazioni, valutazioni che adesso finiscono tutte in secondo piano, perché a tenere banco c'è quello che sta succedendo nel panorama internazionale, con la guerra fra Russia e Ucraina, con tutte le ripercussioni, con tutto il carico di sofferenza umana e non solo, per le immagini che vediamo, per le storie che vi raccontiamo. Ebbene, detto questo, però, questi sono dati che riguardano appunto l'emergenza sanitaria nel nostro paese, che fortunatamente non è più emergenza, e quindi insomma è giusto, è doveroso parlare anche di questo. Detto del primo di aprile, dal 15 di giugno scadrà invece l'obbligo del Green Pass rafforzato sui luoghi di lavoro per gli over 50, come ha confermato il sottosegretario alla salute. Scadrà inoltre anche l'obbligo di vaccinazione sempre per gli ultra cinquantenni. Allora, prima di lasciare la linea al governatore Luca Zaia, abbiamo tempo per mandare in onda un altro servizio, però ricapitoliamo velocemente. Dal 1 di marzo, stop alla quarantena dei viaggiatori che arrivano dai paesi extra Unione Europea. Basterà, insomma, come per i viaggiatori comunitari, avere il Green Pass di base, quindi certificato di vaccinazione, di guarigione o il test negativo. Gli stadi dal 1 di marzo aumentano di capienza, stadi e palazzetti, rispettivamente al 75 e al 60%. Dal 10 di marzo via libera agli snack nei cinema, nei teatri, insomma nei luoghi dove, negli stadi dove ci sono manifestazioni, eventi, concerti o insomma partite e occasioni di ritrovo sportivo. Nello stesso giorno scatterà anche il ritorno della possibilità, questo è importante, di far visita ai propri familiari in ospedale per un tempo di 45 minuti al giorno. Questo lo ricordiamo dal 10 di marzo. E poi dal 31 di marzo finisce lo stato d'emergenza, dal 1 di aprile quindi non chiuderanno più le scuole, addio alle quarantene da contatto, in classe non sarà più obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Detto questo, prima di lasciare la linea al governatore Luca Zaia, forse facciamo in tempo a lanciare un altro servizio, servizio sulle bollette delle aziende, altro tema caldo che racconta di sofferenze, in questo caso dal punto di vista economico, dei nostri imprenditori. Vediamo. Stangata caro energia per le imprese, il timore che si ripercuota sulle sorti dei lavoratori del territorio è l'allarme lanciato dalla CISL vicentina. Preoccupazione enorme, noi abbiamo dei dati che ci dicono che imprese hanno più che raddoppiato il costo dell'energia. Non so se tutti lo sanno, ma le nostre imprese, moltissime delle nostre imprese, consumano tantissima energia per produrre il prodotto. Non parlo solo delle acciaierie, ma è un caso, ormai alla ribalta nazionale, anche il tema della ceramica, no? Importante comunque per un tessuto di qualche decina di migliaia, tra operatori e indotto, qualche decina di migliaia di persone che lavorano nel settore. Ecco, siamo molto tesi, perché le previsioni sono che comunque non cali nel breve il costo dell'energia, e c'è bisogno assolutamente di rifrancare imprese, perché altrimenti noi che rappresentiamo i lavoratori temiamo per il futuro del lavoro nel territorio. Governo al lavoro per calmierare l'impatto dei rincari sul tessuto imprenditoriale, ma i sostegni non bastano, tuona il sindacato, che sottolinea la mancanza nel paese di una politica energetica chiara e lungimirante. Noi crediamo due cose. Uno, che bisogna lavorare immediatamente per concedere dei sostegni al mondo d'impresa e alle famiglie che sono fortemente colpite, con i redditi medi e medi bassi che sono fortemente colpiti da questo aumento. Due, però, non serve a niente mettere tappare una falla se non risolviamo il problema. Il problema che noi abbiamo nel paese è che non abbiamo una politica energetica chiara e definita. Dobbiamo una volta per tutte fare i conti di benefici e prezzi da pagare su ogni scelta che si fa.
fa, perché qualsiasi scelta che riguarda la produzione d'energia ha un pro e un contro, dobbiamo metterli sul piatto e come paese fare una scelta chiara e definita. Non possiamo, non siamo più in grado di acquistare l'energia dall'estero, lo stiamo scoprendo con le tensioni geopolitiche di questi giorni, cosa sta succedendo anche da noi. Non possiamo essere perennemente ricattabili anche da un punto di vista politico. E rieccoci in studio, fra pochi secondi cederemo la linea a Palazzo Balbi al governatore Luca Zaia. Come vi dicevo, come vi ho più volte ricordato in questa prima parte di Focus TG, il governatore farà il punto della situazione per quello che riguarda il Covid, i lavori di giunta e chiaramente la stretta attualità. Prima di lanciare il servizio sulle difficoltà delle aziende per quello che riguarda il rincaro dei costi relativi non solo alle bollette ma anche alle materie prime, abbiamo fatto una specie di tour, di viaggio nel calendario, nelle prossime tappe di avvicinamento alla fine dell'emergenza Covid, al completo ritorno alla normalità. Facciamo, in attesa di avere i dati ufficiali che insomma presenterà il governatore proprio fra pochi secondi, ecco, come non detto, lasciamo immediatamente la parola a Luca Zaia, che è appena arrivato ai microfoni di Palazzo Balbi. Vediamo. I 5 minuti accademici, poco accademici, poco 5 minuti. E un buongiorno a tutti. Guardate, oggi la conferenza stampa verte fondamentalmente su... Funzionano? Sì, questo è dato? Sì. Messi così? E la conferenza stampa oggi verte su... su due argomenti. Ucraina e un aggiornamento Covid necessario e doveroso. Per quanto riguarda l'Ucraina, io oggi dovevo partire per la missione per Dubai, l'ho cancellata, ho mandato anche le scuse ai diversi interlocutori degli Emirati Arabi con i quali avevamo gli appuntamenti per promuovere il Veneto, per parlare di attività venete, e ovviamente vi ricordo che noi avevamo in programma anche di presentare le nostre Olimpiadi all'Expo di Dubai, però ho ritenuto opportuno in un momento così drammatico per la nostra comunità, in particolar modo per la comunità colpita che è quella ucraina, che sia il caso insomma che il comandante della nave non abbandoni la nave in questi giorni. Allora, noi siamo fortemente preoccupati della situazione, io l'ho definita, qualcuno poi ho visto che ci ho avuto un po' di haters che mi hanno scritto perché l'ho definita una follia criminale, direi all'ennesima potenza ci aggiungerei oggi. Penso che non serva fare ulteriori considerazioni nel dire che per noi è incommensurabile, è ingiustificabile in tutte le maniere un evento bellico, soprattutto in un contesto, in un momento nel quale comunque non c'è la minima osservazione che possa deporre a favore di così tanta violenza. Lì rischia di diventare un Vietnam, rischia di diventare una guerra pericolosa per la comunità ucraina e per il mondo intero, e va fermata con tutti i nostri mezzi, che sono dalla testimonianze personali che possiamo portare, ognuno nel suo piccolo, no? Dall'esposizione della bandiera dell'Ucraina piuttosto che a fare una manifestazione pubblica, ognuno fa quello che si sentirà di fare, però va fermata, e noi davanti alle scene che cominciano ad arrivare non possiamo rimanere diciamo inermi e non porci la questione. Cioè, non è che il tema è che tanto sono 2000 chilometri, i veneti hanno già dimostrato di essere sul pezzo. Tanto ringrazio tutti gli imprenditori, posso dire che ieri ho passato la giornata quasi tutta al telefono, che mi chiamano, che ci chiamano per dare la loro totale piena disponibilità. Che poi, se ci pensate, è quasi un controsenso dal punto di vista economico. Sono gli stessi imprenditori che magari lavorano con la Russia, però si rendono conto che non possiamo accettare la roba del genere, vedere bambini, cioè con i cateteri nelle aree metropolitane, neonati,
che sarebbero da terapia intensiva o da neonatologia messi nei bunker o altre robe del genere. Sono scene che noi non avremmo mai voluto vedere e non vogliamo vedere. Questo non è un tema di ostilità contro qualcuno, cioè ste robe non si fanno, punto. Ne capiremo poco noi di geopolitica internazionale, de gas, de carbone, di ste menate qua, ma vi posso garantire che le persone per bene il sangue non lo vogliono vedere, punto. Probabilmente concettualmente ci sono ancora dei paesi nei quali l'opzione guerra è un'opzione, perché se ci pensate dal punto di vista proprio di sociologico, da noi, a parte che la nostra Costituzione c'è la guerra proprio, la nega e la evita, ma probabilmente in alcuni paesi del mondo l'opzione guerra è un'opzione. E pensare che questi paesi sono anche vicini a noi, questo ci mette ancora più ansia. Allora, da un lato abbiamo le imprese che ci dicono: noi siamo pronti a ospitare, è arrivato un pullman a San Vendemiano già organizzato, e fra l'altro nel comune dove abito io, ma è una casualità, conosco l'impresa che si è attivata, e gli imprenditori mi dicono: noi siamo pronti a ospitare le famiglie e anche assumere se c'è bisogno. Oh, non è una della necessità ne faccio una virtù, che non passi sto concetto che qualcuno dice sono ospitale perché ho bisogno di forza lavoro, ma qua c'è la volontà di dare una mano, al punto tale che ho ricevuto delle offerte. Guardate, io non so perché, fra l'altro non sono neanche autorizzato a fare il nome dell'impresa, un'impresa mi ha detto a colazione, pranzo e cena, quanti sono non mi interessa, li offriamo noi a tutti coloro che vengono qui nello status di profughi. Dall'altro devo dire che ieri mattina ho sentito il ministro Di Maio rinnovando la disponibilità nostra a fare quello che sappiamo fare, la sanità. Questi sono bambini che devono essere curati. Ci sono, peraltro, neanche a fare l'opposto, non più tardi di una decina di giorni fa, io ho dato l'ok per degli interventi chirurgici per dei cittadini ucraini che dovevano, non avevano alcun, per dei trapianti se non ricordo male, e quindi già lo facciamo di nostro questo. In aggiunta oggi, lo diceva anche il ministro Di Maio, noi ci siamo, nel senso che la sanità del Veneto è a disposizione del popolo ucraino, e quindi per noi gli ospedali sono aperti. Fortunatamente il Covid si sta abbassando, insomma sta allentando la presa, vuol dire che Dio vede, Dio provvede, no? E quindi abbiamo anche spazi per occuparsi di questi eventuali pazienti. Non voglio neanche pensare ai feriti se ci dovessero essere, ma comunque siamo qui. E l'assessore Lanzarini ieri si è attivata sul mio mandato rispetto a tutta una serie di ragionamenti che potrebbero sembrare anche, come si può dire, quisquiglie, no? Robe da poco, però se arrivano questi signori dalla Ucraina noi dobbiamo occuparci del loro status di salute, delle vaccinazioni, delle quarantene, di tutto quello che è rappresentato dalla possibilità di garantirgli la copertura sanitaria. Cioè non è che uno che arriva dalla guerra gli dice: senti, devi andare allo sportello, farti una dichiarazione, cioè noi dobbiamo fare una roba veloce, quindi la copertura sanitaria noi gliela diamo e facciamo le robe come sappiamo far noi veneti. Ovviamente c'è un'interlocuzione a livello nazionale, mi diceva stamattina l'assessore Lanzarin, rispetto a tutto quello che sono poi alcune modalità, cioè ha un senso pensare di creare delle quarantene per questi cittadini che arrivano, che mai arrivano in casa dei parenti? Noi cercheremo di anche con le norme di essere un po' più flessibili, diremo l'utilizzo dell'FFP2 e ci faranno 5 giorni un po' più attenti in autosorveglianza. Considerate che poi c'è il grande blocco dei vaccinati che arrivano, sono tutti Sputnik. Io qua spero che a Roma non stiano lì a pensare 8.000 anni di riconoscere questo vaccino, che lo riconoscano e la chiudiamo lì, perché questi poi saranno cittadini che dovranno avere il loro certificato vaccinale allineato con il nostro
in maniera tale che non abbiano problemi nella vita pratica di tutti i giorni. Al di là del Green Pass sì o Green Pass no, se uno ti domanda se sei vaccinato, qualcosa gli deve rispondere. Ovvio è che noi non sappiamo quali saranno i numeri, noi non abbiamo contezza dei numeri. E dall'altro, con l'assessore Bottacin, ne abbiamo parlato anche sabato che ci siamo visti, e oggi ci sarà una riunione importante con la Protezione Civile, lui ha sentito Curcio, il coordinatore, il capo della Protezione Civile Nazionale, io ho sentito anche, oltretutto, anche il prefetto Zappalorto, ho sentito il patriarca, insomma c'è il tema poi di tutto quello che è Protezione Civile. Vi annuncio che noi siamo pronti ad aprire, e di questo ne abbiamo già parlato con i due assessori, 545 posti letto, i nostri ospedali di Monselice, Noale, Valdobbiade, Isola d'Ascala e Zevio, siamo pronti ad attivarli se ci fosse necessità in via emergenziale, perché li abbiamo sempre aperti in via emergenziale, per noi li abbiamo sempre tenuti pronti. Vi ricordo che col Covid noi non abbiamo avuto necessità di andare in cerca di una fiera. Abbiamo girato la chiave e avevamo tutti questi ospedali. Possono diventare fondamentalmente dei dormitori, no? Provvisori per coloro che magari non hanno dei parenti, anche se la tipologia dell'ucraino o dell'ucraina che arriva oggi è un ricongiungimento familiare. Molto spesso, nel 90% dei casi, i parenti fanno base e questo ci agevola un poco. Ci siamo posti il problema di raccogliere abiti e altre cose, però giustamente anche con l'assessore Bottacin stamattina se ne parlava, queste sono partite che è meglio che vengano valutate a livello nazionale, perché poi alla fine loro ci chiedono farmaci. Allora vi daremo, io spero entro sera, perché qua l'ufficio complicazioni affari semplici è sempre lo stesso, non per colpa della regione, perché a me darvi un numero di IBAM lungo un chilometro, però penso che i tanti che vogliono donare possono donare un IBAM, quindi un numero di conto corrente che farà la regione prima di sera, Giuliano Zulin poi ve lo farà avere, e sarà l'occasione per dire ai veneti: volete fare, facciamo una raccolta veneta, e poi diamo noi garanzie dove vanno i soldi, quindi facciamo una contabilità e dire: boh, abbiamo aiutato 50 famiglie che sono arrivate qui, non avevano nessuno, sono arrivate perché nel pullman sono salite e sono scappate. Pensate che noi lì abbiamo un sacco di bimbi, abbiamo un sacco di bambini che debbono essere operati, quindi magari può capitare che abbiamo bisogno anche di assistenza e di aiuto economico anche su questo fronte. Insomma, c'è da fare, i veneti sanno come si fa in queste occasioni, quindi conto corrente, la Protezione Civile che si attiva per tutto quello che serve rispetto all'ospitalità extra ricongiungimento familiare. Quindi abbiamo i 545 posti letto degli ospedali di Monselice, Noale, Valdobbiadene, Isola della Scala e Zevio. In 48 ore noi abbiamo le lenzuola pulite, inamidate e il riscaldamento portato a livelli di vivibilità. Non abbiamo mai abbandonato queste strutture perché abbiamo sempre considerato le strutture cuscinetto. Avete visto che il Covid sono andate bene, avete visto che adesso rischiano di andare bene. Ovvio che in tutto questo contesto c'è questa tragedia. Spero che il dialogo sia più forte delle bombe, perché insomma, cioè, non è impensabile che una crisi internazionale come questa si debba discutere fino alla fine utilizzando le armi. Quindi io auspico veramente che si trovi una soluzione. Ci sono le sanzioni, ben venga, e noi lo diciamo da un territorio che insomma ha molti scambi commerciali con quei paesi, con gli Stati, con la Russia e tutti quei paesi, però è pur vero che non possiamo, anche la sanzione diventa un nostro contributo come comunità. Pensate solo alla fornitura del gas, no? E vorrà dire che se servirà chiuderemo, chi potrà farlo, magari consumerà un po' di meno, non so, faremo qualcosa come comunità, però non possiamo accettare che questi bambini siano nei rifugi, nelle metropolitane, e che si ammazzino i civili e che succeda quello che abbiamo visto, cioè non esiste. Quindi il Veneto c'è,
E ieri sera ho parlato anche con Massimiliano Fedriga, penso che stamattina abbia fatto il comunicato dicendo che un po' tutte le regioni insomma, sono assolutamente allineate e coperte. E penso che noi abbiamo il dovere di ospitare questi cittadini che scappano dalla morte, e scappano, probabilmente scapperanno anche dalla fame se continuano queste giornate, perché mancheranno anche le derrate alimentari e quant'altro. E l'auspicio è che la comunità internazionale, ma vedo che il movimento è forte e potente, si faccia sentire rispetto a quello che noi consideriamo un atto intollerabile. Ricordo Hemingway, che ha conosciuto la guerra e ha raccontato la guerra, diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Ecco, io resterei su questo concetto: gli uomini peggiori mandano alla morte gli uomini migliori. Quindi oggi pomeriggio ci sarà, adesso lascio la parola ai due assessori, ci sarà l'assessore Bottacci che si attiverà con questa riunione nazionale, e poi l'assessore Lanzarin che sta seguendo, come del resto Bottacci, già da ieri, d'altro ieri, insomma, tutto il tema della sanità. Ecco, sui farmaci, adesso io non voglio lanciare raccolte di farmaci che poi ci incasiniamo la vita. Se servirà vi diremo come. Cerchiamo di fare le robe organizzate come sappiamo far noi. E se serviranno coperte, saranno coperte, se saranno maglioni, saranno maglioni, anche per evitare che qualcuno svuoti l'armadio perché non sa dove portare la roba. Perché noi dobbiamo donare cose che siano utili e non roba che devansi da casa. Chiaro? Guardate, c'è un movimento, io ho veramente difficoltà a rispondere a tutti quelli che mi stanno cercando, quindi imprese, cittadini. Ho l'impressione che il calcolo che non ha fatto l'aggressore è quello che dietro, brutto da dire, dietro anche queste attività che sono sempre da condannare, ci deve essere anche un minimo di consenso, ma a me dà l'idea che consenso non c'era neanche in casa. E la comunità internazionale, vedo che la Svizzera stessa, che è paese neutrale di suo, ha aderito per la prima volta nella storia a tutto il tema delle sanzioni, che la dice lunga anche sul senso che la comunità internazionale ha. Io passerei la parola prima alla Sole Lanzarin, che vi dà un aggiornamento un po' ucraino, e poi all'assessore Bottacini. Allora, molto velocemente, noi abbiamo fatto un incontro questa mattina con la prevenzione per capire le prime misure proprio di profilassi e di prevenzione quando queste persone dovessero arrivare qui nella nostra regione, e abbiamo dato le prime indicazioni anche ai direttori generali questa mattina, ma aspettiamo una circolare nazionale che dovrebbe arrivare, insomma, secondo le nostre notizie, anche già oggi pomeriggio. Però è chiaro che abbiamo detto uno screening appena arrivano, quindi con il tampone rispetto alle persone che dovevano arrivare, quindi a carico delle aziende sanitarie, la verifica della certificazione vaccinale, quindi se sono vaccinati con Sputnik, da quanti mesi sono vaccinati, ed eventualmente pensare e prevedere, anche qui aspettiamo a livello nazionale, la seconda vaccinazione con uno dei vaccini a RNA messaggero, quelli in pratica oggi, insomma, che sono autorizzati da EMA. Se sono invece vaccinati, se non sono vaccinati, procederemo invece con la vaccinazione con i vaccini appunto oggi autorizzati da EMA. Nel contempo, appena appunto avremo condizioni, insomma, di chi arriva, come arriveranno, faremo anche tutte le verifiche rispetto ai bambini, quindi su vaccinazioni varie, quindi sull'assistenza che è garantita e prevista, e quindi mettendo in moto un po' tutta la filiera che fa capo poi alle aziende sanitarie, alle prevenzioni, SISP, proprio per garantire. Come diceva il Presidente, non è ancora chiaro il discorso se dovessero arrivare persone che non sono vaccinate rispetto alla quarantena, i 5 famosi giorni di quarantena, perché è chiaro che se questi vanno in famiglia è difficile anche pensare a moduli di isolamento, no? Quindi anche su questo stamattina si è interloquito col livello nazionale e aspettiamo, insomma, che ci diano qualche indicazione. E noi oggi parteciperemo alla commissione della protezione civile con la sanità, con il dottor Rosi, che ci fa da coordinamento un po' per tutto quanto riguarda la parte ospedaliera. Quindi, come diceva il Presidente, se dovessero arrivare persone o comunque chiederci degli aiuti,
Ci sono già delle interlocuzioni con l'azienda ospedaliera di Verona rispetto all'onco-ematologia pediatrica, perché c'erano già delle relazioni con Kiev e quindi si stanno già interloquendo, però è chiaro che è tutto da organizzare anche per quanto riguarda la raccolta farmaci. E la raccolta farmaci, ma più che raccolta farmaci, i farmaci che a livello nazionale oggi o i presidi sanitari ci sono stati chiesti se le regioni possono mettere a disposizione come dispositivi. Oggi ci sarà chiarezza su questo e poi la regione Veneto farà sicuramente la sua parte. Grazie. Signora Botaccin, prego. Vabbè, molto velocemente, oggi pomeriggio alle 16 c'è questa riunione organizzata dal capo dipartimento Fabrizio Curcio insieme alle 20 regioni. È la prima riunione ufficiale che viene fatta, anche se le interlocuzioni ci sono state anche nei giorni scorsi, per un motivo molto semplice, perché noi, come sempre, quando ci sono situazioni emergenziali, intanto ci prepariamo e poi abbiamo dato la disponibilità fin da subito, fin dal primissimo giorno, fin dal giovedì abbiamo dato la disponibilità al Dipartimento Nazionale per eventuali interventi di qualsiasi tipo. Questo ovviamente fa parte dello spirito di solidarietà dei veneti e devo dire che io ho il problema a tenere tutti i volontari tranquilli, perché sono tutti che mi stanno scrivendo, mi telefonano perché hanno dato la loro disponibilità, stanno dando la loro disponibilità sia per interventi di primissima accoglienza, e qualcuno anche ha dato la disponibilità per interventi, sapete che il governo ha dichiarato stato di emergenza per poter eventualmente far intervenire la protezione civile italiana anche nel paese, in Ucraina, quindi vediamo cosa ci viene richiesto e noi ci muoviamo ovviamente in maniera coordinata e siamo in continuo e costante collegamento anche con il prefetto Zappalorto, che a sua volta coordina i suoi colleghi, e quindi c'è un allineamento assolutamente perfetto. Ovviamente queste cose vanno gestite in maniera coordinata, quindi le indicazioni del Dipartimento Nazionale per noi sono fondamentali. Siamo sui blocchi di partenza, però ovviamente dobbiamo seguire le indicazioni che ci vengono date. Grazie. E ultima cosa, approfitto anch'io, ringraziamo i volontari della Protezione Civile che sono già con le divise su degli anfibi pronti. Cioè, solo in Veneto succedono queste robe. Avviso anche che non escludo che se ci dovesse essere il peggio rispetto al numero di immigrati e quindi di profughi che arrivano, noi potremmo chiedere anche l'aiuto delle famiglie venete. Chi ha una casa molto spaziosa, stiamo parlando di donne e bambini, chi ha appartamento chiuso, che so, in collina, al mare, in montagna, chi ha possibilità di ospitare, ecco. Quindi non lo escludo, la metto lì così per dire intanto pensateci, se poi ci sarà bisogno faremo in modo che la Protezione Civile facciamo una sorta di numero verde, uno dice vale, io che ho a Mestre in appartamentini, se è che sta a due persone, se è una mamma o un bambino, ben volentieri. Poi per il cibo ci arrangiamo noi, perché insomma vedo che addirittura insomma, c'è stata questa offerta di disponibilità, e quindi ma, premesso che comunque ci arrangiamo noi, cioè nel senso che riusciamo a far fronte a tutto questo. E se avete domande su questo argomento, prego. Facciamo un giro veloce e poi gli altri argomenti. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Considerato i rapporti, anche i frequenti importanti che la Russia ha avuto e ha ancora in parte con il Veneto, fra le interlocuzioni che lei ha avuto a vario titolo, persone che hanno contattato, istituzioni, società, ha avuto anche dei contatti con esponenti russi, no. Società, imprenditori? No, che fondamentalmente io non ho mai intrattenuto rapporti, non mi è mai capitato. Porto la voce delle imprese, che è una voce molto pragmatica e anche umana. Della guerra non ne giova nessuno, certo. Ma penso che anche la comunità russa giovi questo conflitto, che peraltro anche come immagine porta un'onta è un'immagine anche alla comunità. Non a caso molti russi dicono sono russo, scusatemi, no? Ho l'impressione che sia veramente partita male col piede sbagliato tutta questa situazione, però no. Altro? Un dettaglio sulla missione che l'attendeva oggi, dov'è che doveva andare? A Dubai, Expo, c'erano incontri con
interlocutori per le attività che il Veneto può offrire, pensate alla promozione turistica, ai grandi siti, al tema degli investitori internazionali che potrebbero essere, diciamo, attratti dalla bellezza del Veneto, che ormai è cosa nota, ad altre autorità, alla Camera di Commercio di lì, insomma c'era molto interesse, e in più all'Expo due giornate dedicate a delle attività dove era presente anche il CONI e Malagò, e un'altra giornata dove appunto avevamo anche la presentazione di quello che è Emiliano Cortina, tutto il sistema, perché comunque per noi fa parte del roadshow di promozione delle Olimpiadi. Destino vuole che sono 24 mesi che non riusciamo a farla questa promozione, nonostante noi abbiamo le Olimpiadi. Prego Alda. Buongiorno. Buongiorno. Supera sanzioni, lei ha detto se saranno applicate sarà il nostro contributo, a costo anche di avere meno gas, resteremo un po' più al freddo, però c'è preoccupazione per le sanzioni che potrebbero essere applicate, perché poi all'azione corrisponde la reazione. La minaccia atomica la preoccupa? A me preoccupa moltissimo, perché se i presupposti di ragionamento e riflessione sono quelli che abbiamo visto in un attacco così sconsiderato, io non sottovaluterei che persi tutti i freni inibitori si arrivi anche oltre. Cioè, ripeto, ci sono dei paesi nei quali l'opzione guerra è un'opzione. Però Presidente, forse con le sanzioni potrebbero inasprire questi rapporti, lei dice che comunque sono un contributo. Io dico che, no, cerco di dare una lettura, no, dico, ma noi cosa facciamo? Già assistere alle sanzioni, che sappiamo che inevitabilmente avranno una ricaduta negativa nella nostra economia e nelle nostre vite, perché l'industriale ce l'ha nella sua attività, ma la signora Maria ce l'ha nella bolletta del gas o nelle altre robe, è già un fatto pesante. Ma io veramente, guardate, ho letto che ci sarà sto summit, c'era un'agenzia, cioè, fra qualche ora, insomma, che si parlino, che passi la storia come la guerra lampo più veloce del mondo. Spero in questo, però i presupposti li vedo veramente brutti. Zelensky ha chiesto di passare subito all'Unione Europea. Chiaro che la politica estera non fa parte della regione, però tutti abbiamo una nostra opinione in merito. Secondo lei potrebbe essere una facilitazione? Noi abbiamo fatto, probabilmente questo è l'esito anche di scelte non fatte nel passato. Io non sono un esperto di queste robe, ma però ricordo che molti paesi PECO, l'ex Unione Sovietica, sono entrati poi. Cioè, oggi l'Europa ha la Lituania, l'Estonia, la Lettonia, la Bulgaria, e un sacco di quei paesi, no? La Cecoslovacchia, cioè sto parlando di paesi, insomma, oltre che sarebbe stato impensabile. Penso che se l'Ucraina fosse stata europea il tema sarebbe stato un altro. La verità è che probabilmente da qualcuno è stata interpretata, ma dico cose che magari hanno fondamento semplicemente di riflessione personale, probabilmente è stata interpretata dai grandi programmatori europei come una realtà cuscinetto, no? Perché comunque c'erano tutta una serie di dinamiche geopolitiche. Adesso l'Europa deve fare l'Europa, io la vedo così, cioè che questa è un'opzione, l'ingresso dell'Ucraina in Europa. E sinceramente, oggettivamente, qualcuno dice forse anche troppo tardiva, ma non per colpa dell'Ucraina, forse per colpa anche dell'Europa, no? Dopo io non conosco tutta la storia della vicenda, del rapporto Ucraina con l'Europa, però è pur vero che se oggi lo scenario fosse Ucraina, Stato europeo, NATO, lo scenario sarebbe tutt'altro. Immagino che la vicenda Crimea e tutte le vicende che conosciamo siano sempre state dei deterrenti a fare questo passaggio. Però io non lo trovo fuori di testa questo ragionamento. Ovvio che poi ha delle implicazioni che non sono irrilevanti. Quindi ognuno deve fare il suo mestiere. Prego. Quello che è stato chiaro è che noi ci troviamo in una situazione che è la crisi, la corruzione, è possibile al momento sapere più o meno quali sono stati gli avvisi di un cittadino ucraino,
Veneto e quello che si prevede sulla brevissima distanza da domani, quindi in base a guardate, questi sono pullman che sono 2000 km, quindi si organizzano col pullman, del resto l'aereo non c'erano più, e o arrivano con auto in autonomia, non sappiamo i numeri, non sappiamo quanti ne arriveranno, ma ne arriveranno. Considerate poi che il rapporto della nostra comunità, io vorrei sottolinearlo, che ha con l'Ucraina e con gli ucraini è viscerale. Da noi ci sono lavoratori, manager, ci sono ragazzi che vanno che studiano nelle nostre università, nelle nostre scuole, insomma c'è uno spaccato di gente per bene, c'è voi stessi che siete giusti diciamo osservatori di quello che accade in Veneto, cioè loro non sono stati famosi per aver creato casini in Veneto, cioè insomma sono integrati benissimo nella comunità che conosciamo ed è giusto che adesso noi si sia al loro fianco. Però guarda, i numeri non li sappiamo, magari sapessimo i numeri, ma come fai a sapere i numeri di una fuga da una guerra? È impossibile in questa fase. Però dobbiamo prepararci al peggio, Insomma si parla tanto di solidarietà, adesso è venuto il momento di applicarlo al concetto. Prego. Se, volevo chiederle una posizione personale, anche se lei è stato netto fin da subito definendola una follia criminale, mentre invece soprattutto ieri è stata rilevata una posizione invece un po' più ondivaga, ad esempio di Salvini, che si era inizialmente schierato contro la fornitura di armi all'Ucraina, dicendo poi invece va bene, può essere un'opzione. Lei ha anche qualche compagno di partito in Veneto molto vicino alla Russia, in consiglio regionale. Sente come minoritaria questa parte del partito che non ha fatto una scelta di campo nettissima fin da subito come la sua? No, ma a me sembra che il partito abbia fatto una scelta assolutamente netta, cioè la condanna c'è stata unanime da parte di tutti, dopodiché i rapporti che passati sono rapporti passati. Adesso guardiamo avanti e qua bisogna condannare senza se e senza ma. Eviterei di. Noi stiamo qui parlando di una tragedia, stiamo qui a fare commenti politici su dichiarazioni, mezze dichiarazioni o altre robe. Perdonatemi, ma cioè, noi abbiamo l'ansia di dare risposta a chi arriva, però mi sento di dire che il partito la condanna, lo si è visto dall'agenzia, l'ha fatta all'istante. No, era il tema più che altro del sostegno militare all'esercito ucraino. No, nulla da dire, nel senso che non ha, tu stessa hai detto che poi c'è stata una presa di posizione, nulla da dire, guarda. Poi lo chiedi a un obiettore di coscienza, mi crea anche un po' di imbarazzo a parlare di armi, no? Quindi, è un tema delicato adesso, questo no? Io penso che Salvini abbia detto la cosa corretta. Ha detto fiducia nel Presidente del Consiglio. Decide il Presidente del Consiglio, l'ho detto in più occasioni, io ho visto più agenzie in questi giorni, no? Cioè il Presidente del Consiglio deve avere il sostegno di tutti, cioè non possiamo davanti a una tragedia come questa andarli a pignolare su quello che dice il Presidente del Consiglio, cioè no, io lo vedo così, che poi non è facile, sicuramente qualcosa si sbaglierà, ma dobbiamo portare a casa il risultato. Poi sentite, non eravamo esperti di Covid, di virus, adesso no, io non vorrei diventare esperto di guerra sinceramente, sai che ne è sempre una, quando ce ne sono anche due contemporaneamente. Basta? No, presidente, io. Sì, scusami. Nulla, volevo chiederle, ieri mattina ho sentito Di Maio, ha dato la sua disponibilità come Veneto, ma da parte sua, da parte del ministro, ha ricevuto qualche input, che impressione ha avuto, come si stanno organizzando? No, c'è preoccupazione, e l'ho sentito, penso stesse, l'ho sentito ieri mattina, l'ho sentito, sicuramente mi ha ringraziato per la disponibilità. Noi ci siamo sentiti il dovere di dire, avendo una sanità come quella del Veneto, avendo professionisti, avendo cliniche pediatriche di alto livello, fra l'altro abbiamo già dei bambini su Verona, ucraini, e quindi ho detto guarda, noi ci siamo, anche perché poi al di là che siamo bravi con la sanità, per contiguità ci sbatti addosso, no? Se viene l'Ucraina in macchina, cioè non è che può andare in Sicilia, a Roma, cioè prima passi di qua, perché questo è il varco,
Quindi non ha nessun senso pensare che non ci sia subito il primo punto di accoglienza. Quindi sarà Friuli, Venezia Giulia e Veneto saranno le prime due regioni toccate da questo ingresso. Se questo non dimentichiamocelo, dal punto di vista proprio di logistica e di geografia, cioè siamo noi i primi che intercetteranno questi cittadini che scappano dall'Ucraina. Altro? Covid. Allora, velocissimamente. Allora, intanto il modello matematico funziona, Filippo. Non spara cazzate ma indovina i numeri. E a differenza di chi spara cazzate e non indovina i numeri. E molecolari sono 9.304.687. Test rapidi sono 18.546.000. Il totale è 27.850.000 tamponi fatti ad oggi. 27.850.000 tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 1.253. Abbiamo fatto 16.552 tamponi e quindi l'incidenza di questi 1.253 è del 7,57. Guardate, noi da un mese siamo sempre tra le 3-4 regioni con l'incidenza più bassa a livello nazionale. Numero dei positivi ad oggi sono 1.329.607 dal 21 febbraio 2020. I positivi di oggi sono 56.354. Sono quelli in isolamento perché positivi. Ecco qui i dati. Ricoveri. Tiriamo fiato. 1.141. Come sono suddivisi? 1.048 in area non critica, quindi verosimilmente il giro 2-3 giorni ne ha sotto i 1.000 ricoverati, e 93 in area terapia intensiva, quindi siamo sotto i 100 di terapia intensiva. Terapie intensive non Covid aumentano, 312, questo è il lavoro dell'apertura dell'attività che vi raccontava l'assessore. Totale dei decessi 13.820 più 3. Totale dei dimessi 30.445. Ho due cose da farvi vedere. Allora, questo è un bel grafico. 21 febbraio 2020, all'estrema, alla vostra sinistra, qui, e qui siamo ad oggi. Questo è il grafico dei ricoveri. Ogni picco è una tragedia. Il primo picco è quello del lockdown, poi vedete che la curva è poco ampia, perché? Perché il lockdown ha portato l'isolamento della comunità. Il secondo picco, che è quello più alto, è quello di novembre-dicembre 2020. Poi il terzo picco è quello della primavera 2020, che noi abbiamo gestito bene a differenza delle altre regioni. Infatti guardate che è alto quasi come l'ultima ondata, che è quella che abbiamo subito, che però vedete che rispetto agli altri picchi ha un andamento diverso. Ma per vederlo meglio, sto parlando di ricoveri qui, per vederlo meglio lo vedete qui. Queste sono le curve dei ricoveri confrontate 2020 e 2021-22. La blu è quella di oggi, quindi vedete una curva che è meno alta, quindi questa fascia di contagi noi non l'abbiamo avuta, e crolla non so le lingue, con le vertigini. Ecco,
L'altro grafico volevo farvi vedere, che ho visto, è questo. I positivi. Questo è l'effetto del vaccino. La curva blu sono i positivi dell'ultima ondata, la curva rossa è l'andamento dei positivi, diciamo, stiamo parlando di una curva 2021-2022, quella blu, 2020-2021, quella rossa. È vero che facciamo tanti meno tamponi, ma è altrettanto vero che davanti a tutti questi positivi non abbiamo avuto i ricoveri, vedi il grafico di prima, che abbiamo avuto invece in precedenza. Allora, da dirvi ancora, voglio dirvi questo, che siamo all'89,3% di vaccinati, per la buona pace di quelli che non sono d'accordo. Quindi vuol dire che praticamente 9-20 su 10 si sono vaccinati. I 5-11 anni sono arrivati al 32,8%. Abbiamo i dati che vi do oggi, sono R con T 0,72, per questo vi dico possiamo tirare un sospiro di sollievo. 0,72 è abbondantemente sotto 1, ormai siete tutti più esperti di me con l'R con T, che era uno sconosciuto i primi giorni per tutti noi. Terapia intensiva, pensate, siamo al 4,6%. Occupazione area medica siamo al 10%. 10,2 per essere precisi, incidenza 620,8 su 100.000, 620,8 su 100.000 abitanti, l'incidenza, quindi 0,72 R con T, terapia intensiva 4,6, area medica 10,2%, incidenza 620,8. Vi do l'ultimo dato. Novavax, forse anche il nome è Novavax, 989 vaccini ad oggi, pensavo andasse meglio sinceramente, sì, 989, neanche 1000 persone si sono vaccinate, sembrava che che fosse l'RNA messaggero, ma vedo che il problema del vaccino a questo punto, perché Novavax non se lo fa, non, fino ad oggi c'è. E niente, 7, 14, 21, cioè sono una centinaio, poco più di un centinaio per provincia, cioè poca roba. E comunque noi continuiamo a mantenere la prenotazione, è tutto aperto, e l'invito ai cittadini che volessero vaccinarsi, c'è questa disponibilità. Allora, abbiamo un trend dell'algoritmo che ci dà ancora in calo. Un calo importante, sono in 7 giorni di dimezzamento delle terapie intensive e in 7 giorni mi dà 558 persone in area medica. Adesso, a me sembra che stia anche esagerando l'algoritmo, però mi dà dimezzamenti praticamente sia terapie intensive che area medica. 558 persone su 1048 sono la metà in area medica. Speriamo che sia realtà, anche se evito di farvi vedere altre curve, grafici, anche se vi devo dire che voi vedete tutte le curve dei ricoveri, insomma, le vedete tutte a picco, adesso stanno tutte in ogni provincia arrivando a una sorta di pianoro, no? Un plateau, come si dice tecnicamente. Può essere il preludio per un altro crollo oppure un minimo di ripresa. È anche vero che tra i positivi in terapia intensiva, facendo noi tanti tamponi, abbiamo molti Covid per caso, ma che comunque devono sottostare al piano di sanità pubblica, che prevede l'isolamento, prevede tutta una serie di attività, pur non essendo loro ricoverati per problemi di Covid. Ma si scopre che sono Covid per caso. Adesso voi fate il tampone quando venite qua, adesso smetteremo anche con questa pratica, siamo in zona bianca, pian piano useremo le mascherine, però ci capita spesso di avere qualcuno che dice: ma sono positivo, torno a casa, ma non senza avere sintomi. Quindi
Sono dati che ancora, noi continuiamo a segnarli i dati, nonostante si faccia poi la pulizia tra il Covid per caso, no? Anche per capire, perché a noi il paziente Covid che mi entra in terapia intensiva, comunque mi occupa una parte di terapia intensiva dedicata al Covid, che hanno bisogno di team preparati in maniera diversa, bardati in maniera diversa. Lo dico a quelli che dicono che contiamo pazienti non Covid, sì, pazienti che sono lì per altri motivi, però se sono Covid non è che li puoi far andare in giro dove ci sono quelli che non sono Covid. E su questo non aggiungerei altro, direi che sono buoni dati comunque, dai, cioè non, e questo è il dato positivo. Ne stiamo venendo fuori, spero che sia l'ultimo giro, non sarà l'ultimo giro perché poi avremo sempre probabilmente l'autunno che ci dedicherà ancora alla presenza del virus, boh, non lo so, spero sia marginale, spero sia a livello influenzale e spero che guarderemo in avanti vedendo il sereno e non vedendo ancora le nubi che abbiamo visto per 24 mesi. Immagino, avete domande sul Covid, no, oggi? Sì? Prego. Prego, Alda. No, perché so che era stata coinvolta la commissione Covid, l'opposizione, i componenti dell'opposizione sono ritirati sull'Aventino dicendo che non hanno carte, documenti. Lei aveva detto verificherò se effettivamente questa trasmissione di documenti c'è stata oppure no. Ha notizie in merito, aggiornamenti? Allora, io sto verificando con tutti i soggetti, perché guardate che finora mi sembra che hanno udito non so quanti soggetti, vari soggetti, non hanno ancora finito, hanno finito mi sembra questa settimana tutti i dirigenti delle aziende sanitarie, i precedenti e gli attuali, quindi tutti i doppi direttori generali. Io so che molta documentazione è stata fornita, soprattutto le prime audizioni, quella della dottoressa Ricci, della dottoressa Russo, insomma di chi c'è stato proprio durante le prime audizioni. Se manca qualche carta, ho detto sentirò la Presidente Zoppis, non ci sono problemi. So però che comunque sono state fornite documentazioni. Ricordiamoci anche, questo lo dico a ragione Berdero, che quando hanno chiesto dei numeri eravamo un po' impossibilitati perché era il pieno di questa fondata, però subito si sono messi a disposizione per dare tutti i numeri, quindi credo non mi risulta sia un problema, approfondiremo, capiremo cosa manca, però comunque documentazione è stata fornita. Siccome la Regione è un palazzo di cristallo trasparente, io ho sempre dato mandato che tutti possano avere i numeri nel rispetto della privacy o di vincoli di legge. Io che leggo il giornale, che non so niente di sta roba, mi sono chiesto ma quali sono queste carte che mancano? Cioè si può avere, perché io non sono riuscito a capire che carte mancano, no? Ma se ragioniamo sul documento, voi ci date una mano anche a capire qual è il documento che manca, perché mi vedo quintai di carte grade A, cioè ne vuole dei traslochi fra un po' a portarli. Quindi se si può capire, lo dico da lettore qui, l'assessore sta seguendo bene, anche fin troppo buono. Vi volevo presentare ufficialmente il nuovo portavoce, nonché capo ufficio stampa. Lui è Giuliano Zulì, è stato fino a pochi giorni fa vice direttore di Libero dal 2016 ad oggi, ha lavorato con tanti direttori che voi conoscete, è giornalista professionista, è sempre stato un uomo macchina dei giornali, veronese di Legnago. Figlio di agricoltori, ha fatto il liceo scientifico, si è laureato in scienze politiche, ha fatto tutti i lavori da quelli della campagna, da studente al portalettere eccetera, però poi ha fatto questa carriera e uno dei nostri eventi che acciappava Damian ha suonato il campanello, alla fine è arrivato ad essere per molti anni vice direttore di Libero, quasi 45 anni. È un investimento che facciamo su una figura, diciamo una nuova figura che mi assisterà, ma che sarà il nostro trait d'union. Io a Giuliano ho detto che ritengo fondamentale questo ruolo che voi avete e lo avete ancora di più dimostrato con il Covid, e che quindi è giusto che voi abbiate un'interfaccia che so che comunque Reggiani, a Maseto, insomma tutti quelli dell'ufficio stampa insomma, sono a disposizione, però è giusto che ci sia una persona che coordina, che abbia anche le responsabilità stabilite per legge, per cui da
da oggi o da domani? Da domani. Ha già firmato il contratto, da domani ufficialmente, anche se già ha iniziato, anzi io no, ha iniziato, non ho fatto niente, nel senso che qua come ospite ad oggi, da domani inizia ufficialmente, quindi avrete modo poi di conoscerlo più da vicino e quindi chiedere. Non esitate ovviamente a chiedere informazioni, a contattarlo. Io ho già spiegato che per me è fondamentale che non ricevere mai una telefonata da un giornalista che mi dica non si trova mai, non ha il portavoce, non risponde al telefono. Vabbè, è fondamentale perché il vostro lavoro, la qualità del vostro lavoro è la qualità del nostro lavoro. Se voi non avete qualità, noi non abbiamo qualità nella comunicazione. Lascio la parola a Giuliano, prego. Allora, innanzitutto buongiorno, ringrazio il Presidente per la fiducia che mi ha accordato, sarò brevissimo. Il mio obiettivo è soltanto lavorare nella maniera più serena possibile, con dialogo continuo ovviamente e con la mia piena, pienissima disponibilità. Anche perché dobbiamo comunicare la grande azione, come prima anche ha spiegato cosa vuol fare il Presidente in virtù della crisi ucraina, la grande azione della Regione Veneto. Mi fermo qua perché appunto dobbiamo lavorare e abbiamo da fare il nostro mestiere. Grazie ancora. Grazie Presidente. Buon lavoro Giuliano. Grazie. Altro ragazzi, avete domande? Buon lavoro allora. Per oggi ne avete abbastanza. E allora il numero di conto corrente io spero. Scusa? Se sulle riunioni che avrete sì, vediamo aggiornamenti. E anche il conto corrente se riesco ve lo faccio mandare prima di chiudere le pagine. Boh. Se avete le televisioni per l'altra parte. Ci sono anche gli assessori a disposizione. Tanto faccio io l'opera, non c'è neanche qua. E noi ci siamo. Lei condanna questa guerra, come dice lei, senza se e senza ma. Ma direi di sì, cioè, no, è intollerabile quello che è accaduto, non sono giustificabili le immagini, non si può giustificare una guerra e direi che noi abbiamo l'obbligo, ognuno nel suo intimo, per quello che può fare, di dire no a quello che sta accadendo. Io l'ho definita una follia criminale e confermo questo, cioè, adesso il Veneto si è attivato per dare ospitalità ai profughi, perché tali sono, a coloro che scappano da questa guerra. E soprattutto abbiamo aperto da subito le nostre aziende sanitarie perché c'è necessità di curare molti bambini. Ho parlato con il ministro Di Maio, ho parlato con il patriarca, con il prefetto Zappalorto, insomma noi ci siamo e ringrazio tutti i cittadini, le decine di imprese che mi hanno chiamato dando disponibilità per l'ospitalità. Lei ieri diceva non riusciva neanche a rispondere a tutte le proposte che le venivano fatte. No, ma non è così per dire, potrei fare l'elenco delle imprese ma non sono autorizzato a far nomi di imprese. C'è stato chi ha offerto i pasti, colazione, pranzo e cena a sue spese per i profughi che dovessero venire qui e chi si ha dato disponibilità per ospitarne 20, 30, 40, anche 50 persone con le famiglie, poi anche disponibile ad assumere. E dall'altro ho deciso anche fra l'altro di annullare tutta la missione che dovevo fare a Dubai perché penso che sia fondamentale in questo momento io sia qui presente. Quanti sono i posti disponibili in ospedale che pensa di poter mettere a disposizione dei profughi? Beh, sono gli ospedali dismessi, che sono queste strutture diciamo d'emergenza che noi abbiamo, sono 545 posti su 5 ospedali in Veneto. Li abbiamo utilizzati per il Covid come strutture emergenziali, sono strutture diciamo assolutamente riscaldate che potrebbero diventare dei dormitori alla peggiore, nel senso che se dovesse andare male, che dovessimo avere un grande afflusso di profughi, anche quelle sono strutture che possono ospitare fino a 500 persone. In un momento nel quale il Covid si sta normalizzando? Sì, questo lo dobbiamo dire perché il nostro modello matematico fino ad ora non ha sbagliato, quindi si va verso un dimezzamento ancora nei prossimi 7 giorni, andremo sotto i 1000 ricoverati, andremo decisamente sotto le 60 unità in terapia intensiva. Consideri che il massimo raggiunto nella storia del Covid in Veneto sono state 4000 persone ricoverate e oltre 500 in terapia intensiva. Oggi ne abbiamo 98 in terapia intensiva e 1048 in area medica.
Ci ha speso anche delle parole nei confronti dei tanti volontari della protezione civile che sono già pronti ad entrare in azione, alcuni addirittura potrebbero anche dover operare in uno scenario di guerra in Ucraina. Sì, non lo escludo, li ringrazio tutti e ringrazio anche voi televisioni, giornalisti che ci aiutate a comunicare, daremo anche peraltro informazione di un conto corrente per raccogliere le risorse per poi provvedere all'aiuto degli indigenti, di chi arriva qui magari non ha di che sostenersi. E dall'altro siamo pronti a ricevere questi ucraini che arriveranno, visto considerato che la porta d'ingresso in Italia è rappresentata di fatto dalla nostra regione. Tra l'altro molti ricongiungimenti familiari per un domani, se questa situazione dovesse proseguire, potrebbero esserci numeri talmente importanti da dover chiedere l'aiuto anche della popolazione. Beh sì, questo non lo escludo, nel senso che ormai ho annunciato che chi ha disponibilità per ospitare, qualora ci fosse questa necessità, e la diremo noi quando sarà necessario, ma chi ha questa disponibilità comincia un po' a pensarci, no? Nel senso che magari c'è una mamma, un bambino, una famiglia, insomma faremo tutti la nostra parte. Un'ultima battuta su Novavax, lei è rimasto un po' deluso, diciamo, da questa giornata di esordio, si aspettava più persone? Ma sai, 989 persone...